società è nata una trentina d'anni fa, dal nulla. Piano piano è cresciuta sia in numeri, sia in squadre, sia come categorie di prima squadra, per poi arrivare all'apice sono stati 9 anni di C1. Ora, a causa anche appunto la crisi economica, siamo un attimo in contrazione per quanto riguarda prima squadra, ma stiamo investendo tante risorse nei piccoli, nelle scuole, nei campi estivi, per aumentare sempre più di numero, per dare la possibilità a più giovani possibili di avvicinarsi a questo sport bellissimo. E 8 squadre a livello giovanile più la prima squadra in Serie D, quindi siamo sui circa 60 ragazzi, che sono ancora pochi, il nostro obiettivo è farli crescere. La mia prima esperienza qui a Baiano le ho fatte circa 20 anni fa, per 10 anni non c'era niente e in 10 anni abbiamo raggiunto addirittura la Serie C rischiando di andare in Serie B. Io penso che lo sport in generale dia un aiuto per quanto riguarda appunto la possibilità dei ragazzi di fare amicizia e di vivere le esperienze insieme. La pallacanestro sporta dietro appunto dei valori forti di squadra, di impegno collettivo, di presenza agli allenamenti, che responsabilizza anche i ragazzi oltre a fargli crescere. Diciamo che ha un valore sia sociale che comunque di migliorare l'atleta e l'individuo in generale, tutto il suo complesso.